E hola a tutti ragazzi e benvenuti nel vloggino di Natale, comunque il vloggino di dicembre. Abbiamo bisogno di luci un po' più calde, forse. Più calda. Ah, molto meglio. Cosa mi è successo in questo dicembre? Ragazzi, questo dicembre non sono riuscito a fare veramente una beata minchia. Merda! Allora, non so se tutti lo sanno, ma è già il secondo anno di fila che durante il periodo, diciamo, Black Friday, Natale, io lavoro come corriere per Amazon. L'anno scorso non è stato così intenso. Quest'anno è stato intensissimo. Cioè, la cosa più pazzerella che abbia mai fatto. Nel senso che è più di un mese che lavoro a dritto, cioè praticamente esco la mattina di casa alle 8 e rientro la sera in casa alle 11 perché poi la sera c'è scuola e sono distrutto. Cioè, nel senso, avete presente quando proprio una persona è esaurita, cioè che si sveglia la mattina e fa non ce la faccio. Ecco, sono io. Oggi è il primo giorno di riposo da cioè, il primo giorno di riposo, diciamo, sentito da, boh, 3 settimane. Perché poi c'è stata l'altra settimana la laurea di Giulia, che ha fatto bene. Cioè, ha preso top del top, la neuroscienziata. 110 e lode in neuroscienze. E è stata bravissima. La discussione l'ha fatta tutta in inglese. E cazzo, cioè, è stata troppo brava. Infatti, ha beccato anche un super regalone. Cazzo, poi lei non lo sa, ma il suo regalo di Natale è lì, non l'ho ancora incartato. Stupida Giulia. Comunque, oggi è il primo giorno di riposo dopo tempo in memore e non ho il tempo di fare un cazzo comunque perché devo andare a fare i regali, perché non ho fatto ancora niente a parte a Giulia. E ci andrò, appena ho registrato e montato sto video ci vado. E niente, ma cosa mi è successo in questo dicembre? Allora, dal punto di vista del lavoro, che è stata diciamo l'unico punto di vista, o quasi, è stato stressante. E bah, me la sono cavata, cioè per esempio ieri ho fatto 140 consegne. E cazzo, 140 consegne, ho finito anche un'ora prima, cioè nel senso, chapeau, chapeau per me. Ah, una cosa che mi sono sempre dimenticato da agosto a ora è che ragazzi, io ho fatto una dieta. La mia dieta consiste nel mangiare come una persona sola e non come tre. E voi vi chiederete, ha funzionato? Sì, ha funzionato. Ragazzi, ho perso 15 kg. Ero 99 e 6, 99,8 e ora sono 85. Dignità, dignità. Non so se si vede dal viso, però vi garantisco che i 5 buchi alla cintura fanno ben sperare. Poi, dal punto di vista di YouTube, le cose non vanno bene, ve lo dico sinceramente. Se l'altro mese avevo detto che le cose non andavano bene, questo mese vanno peggio. Sì. Vanno peggio. È stato proprio giù negli abissi. Però questo non mi ferma, non mi sta fermando per niente. Perché a me piace fare video, mi piace fare registrare robe, mi piace divertirmi col computer producendo e facendo cose. Quindi non vi preoccupate, cioè, anche se ci sarà un solo stronzo che mi guarderà, io farò per quello stronzo. Non ci sono problemi e darò comunque sempre il massimo per l'unico stronzo. Appunto per questo, vi voglio annunciare due cose. La prima è un progetto che partirà da gennaio e sarà una serie a puntate che praticamente partirà dal terzo venerdì di gennaio e si protrarrà per circa 10 mesi ogni terzo venerdì del mese. Di cosa sto parlando? Sto parlando di un audiolibro originale che ho scritto e registrato io. I dettagli ve li spiego più avanti, comunque sia, considerate che secondo me è una storia interessante, intrigante. Poi vi spiego anche come ho avuto questa quest'idea qua e da cosa deriva il tutto. Seconda cosa che vi volevo annunciare è il mio secondo album, anche se è il mio primo album ufficiale da solista, diciamo. L'album comprenderà 10 tracce, tecnicamente 10 tracce, e alcune le avete già sentite durante quest'anno appena trascorso. Altre ne seguiranno, ci saranno un po' per tutti i gusti. La cosa interessante, secondo me, di questo album è che voi avete la possibilità di vedere come sono state create quasi tutte le canzoni. Perché quasi? Perché quando mi è venuta questa idea, ormai qualche canzone l'avevo già fatta. Però comunque sia una cosa interessante. Le canzoni in questione usciranno anche sulle varie piattaforme streaming, eccetera, eccetera, però
usciranno il giorno dell'uscita dell'album. Se volete vederle e sentirle in anteprima, dovete farlo qui su YouTube. L'uscita dell'album è prevista, salvo incidenti, per il 25 di marzo. 25 di marzo, segnatevelo, esce l'album, andatevelo ad ascoltare su Spotify, su iTunes, su Google Play, dove cazzo vi pare, ragazzi, andate dove volete. Ecco, questo credo sia tutto. Questo non è l'ultimo video dell'anno. L'ultimo video dell'anno sarà il 31 di dicembre, con un video molto verde, molto verde, molto verde. In ogni caso, ragazzi, io come sempre vi auguro un felice Natale e un buonissimo anno nuovo. Ragazzi, fate a modino, cercate di stare al sicuro il più possibile, non vi esponete a rischi inutili, state con la famiglia e soprattutto, questo per quanto riguarda l'anno nuovo e per quanto riguarda i buoni propositi, fate quello che vi piace. Non vi fate tarpare le ali da chi vi vuole imporre quello che dovete fare. Fate quello che vi pare, cioè non troverete la felicità finché non farete quello che cazzo vi pare. È così. Noi ci vediamo prestissimo in un nuovo video, e quindi... Ciao!